Abbiamo parlato di imprese, sono proprio gli imprenditori riuniti a Milano a dire no alla manovra, una manovra che non convince. Donata Rivolta. Sì, l'assemblea di Assolombarda si è appena conclusa e davanti agli imprenditori il ministro dell'economia Tria ha difeso la manovra, ha voluto rassicurare la platea, ha detto stiamo innescando un circolo virtuoso con misure per la crescita, ma è un obiettivo che non si può raggiungere con l'austerity, ma è una strategia non temeraria che non mette a rischio i conti pubblici. I lavori si erano aperti con l'intervento del padrone di casa, il presidente di Assolombarda Bonomi, che invece aveva avuto toni molto duri, molto critici rispetto al governo e alla manovra. Sentiamo. Non conosciamo ancora il dettaglio finale della legge di bilancio, ma abbiamo già pagato un prezzo elevato alle modalità con cui il governo è giunto ad aggiornare il DEF, per poi modificarlo, senza per questo convincere i mercati e l'Europa. Il governo del cambiamento non ha prodotto una manovra di vero cambiamento, ma tutti comprendiamo che il dividendo che si ricerca è quello elettorale, non quello della crescita.